Sì, beh, direi che dopo l'Ascoli Calcio, dopo la storia che noi siamo, lo dico sempre, noi ripetiamo, noi in questo momento stiamo portando in alto questo stadio del Monticelli, ma Ascoli è Ascoli Calcio, quindi tutti i miei ragazzi sono prima di tutto tifosi dell'Ascoli, questo per non creare qualcuno che può creare tensioni, rivalità strane in questa città. Credo che sia una soddisfazione che in questo momento abbiamo due squadre cittadine, l'Ascoli e appunto il Monticelli, che stanno lottando per il massimo della categoria che possono raggiungere in questa storia. E come dici tu, oggi abbiamo segnato una pagina della storia ascolana, perché dopo quelle che ha segnato nel tempo sempre l'Ascoli Calcio, credo che veramente oggi è stato prima di tutto bellissimo vedere la tribuna così piena di ascolani che ci hanno seguito, dimostrando che c'è attenzione, c'è affetto, c'è calore, perché poi Monticelli rappresenta veramente una realtà un po' particolare, è la vera realtà dilettantistica, quella che una volta vede sui libri, vede sulla storia, c'è un ambiente dove si lavora bene, c'è ancora la pacca sulle spalle, c'è ancora il clima di spogliatoio, c'è ancora la realtà di andare al campo con i bambini, cioè non ci sono quelle tensioni che a volte nel calcio stancano e danno fastidio. E quindi, voglio dire, si è creato un gruppo di ragazzi tutti del territorio, anche questo ci tengo a dirlo con grande soddisfazione, e sai, abbiamo all'inizio dell'anno ci davano spacciati per i play-out, se ci arrivavamo per fortuna, abbiamo fatto una cavalcata incredibile, addirittura siamo arrivati a due punti dalla prima, quasi con rammarico di non aver potuto vincere il campionato, ci è successo di tutti, abbiamo preso due rigori in un minuto, ci ha segnato un portiere all'ultimo minuto avversario, una cosa che succede ogni morte di Papa. Credo che oggi i ragazzi si sono presi i loro applausi, sono soprattutto contento per loro e abbiamo fatto la storia del calcio ascolano. Adesso il Todi, purtroppo formazione forte, perché nell'Umbria le due vincenti, che sono Città di Castello e Todi, hanno vinto il campionato senza fare i playoff, perché avevano talmente tanta differenza di punti rispetto alle altre. Questa è la dimostrazione che andiamo a affrontare una squadra forte, perché se non ha dovuto affrontare i playoff qualcosa, qualche motivo ci sarà. Ha vinto con 13 punti di vantaggio, però l'avete visto oggi, noi siamo questi, siamo una squadra che anche oggi avevamo due risultati su tre, però credo abbiamo visto e credo la partita l'abbiamo vinta al primo tempo, dove l'abbiamo giocata per vincere, non abbiamo aspettato l'avversario giocando di rimessa, giocando in contropiede o meno. Poi chiaramente noi non siamo abituati a giocare su un campo così grande, giochiamo su un sintetico piccolino, a Monticelli ci alleniamo in 30 metri quadri, quindi ragazzi ci hanno messo veramente il cuore, perché alla fine non c'è. Io credo che sia stato un anno fantastico che ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto, però credo che comunque vada a Todi questo, cioè noi siamo veramente, abbiamo vinto l'eccellenza, i playoff dell'eccellenza Marche, e questo resterà un risultato nella storia del calcio ascolano, del calcio di Monticelli. E però permettetemi, ormai ci stiamo, voglio dire, tutti ci continuano a ripetere che un altro anno vogliono vedere qualche derby, e quindi noi giocheremo con questo obiettivo per accontentare tanti tifosi ascolani che ci sono. Beh, diciamo che l'obiettivo è arrivare alla Serie D. Arrivare alla Serie D sarebbe giocare un altro anno un campionato meraviglioso contro San Mettese, Civitanovese, Fermana, Chieti, Campobasso, Giulianova. Già dire questi nomi, voglio dire, fa venire i brividi. Parliamo del Monticelli, che 4 anni fa stava in seconda categoria, quindi parliamo veramente di un quartiere, parliamo, ripeto, un'altra realtà che se ci venite a vedere, qualcuno a volte, non lo dico con un pizzico, chiamiamo così, veramente di orgoglio. Noi ci alleniamo in 30 metri quadri, ce ne abbiamo fatto un campionato allenandoci in 30 metri quadri, e quindi voglio dire, tanto di cappello alla mia squadra, ai miei ragazzi e a questa società che ci fa star bene. Soprattutto chiudo con un ringraziamento particolare al mio preparatore atletico Mauro Iachini, al preparatore dei portieri Francesco Terrani, con i quali ho creato uno staff meraviglioso e che veramente credo qualsiasi allenatore in vita.